Eretto tra l'11 e il XII secolo d.C., a protezione dell'agglomerato urbano, all'interno della cinta muraria, il significato della costruzione dei castelli si attribuisce all'avvento delle invasioni barbariche. Come molti altri castelli della zona, la collocazione era ovviamente strategica. Situato su un'altura circondata da cinta muraria intervallata da torri, protetto da un fossato e da mura merlate. Il tutto rendeva difficile per ogni nemico l'ingresso nell'alto torrione, luogo dell'estrema difesa del sovrano. Fu fatto costruire dalla famiglia regnante dell'epoca, probabilmente romana, della quale però non abbiamo notizie. Originariamente era presente solo il mastio, maschio centrale o torre maestra, costruito in età normanna intorno al 1050, con massi di pietra locale di forma irregolare. Strutturato in un'unica imponente torre centrale su base quadrata, aveva funzione sia abitativa che di difesa. Divenne proprietà dei signori del luogo a seconda della famiglia che aveva maggior prestigio. La prima testimonianza scritta che riguarda il castello di Terranova da Sibari risale al 1269. Dai volumi della Cancelleria Angioina si legge infatti che Re Carlo, l'allora re di Napoli, ordinò al giustiziere di Calabria di eseguire i lavori per la sua riparazione. Non è azzardato supporre che gran parte dei danni subiti dal castello nel suo primo secolo di vita possano essere imputati anche ad un violento terremoto nel 1184. La prima famiglia che vi dimorò fu quella dei Tarsia, poi fu la volta dei Ruffo, dei Barrese e, sul finire del 1300, dei Sanseverino. Nel XV secolo si è all'aggiunta del resto della struttura, di un fossato e del ponte elevatorio. Questo ampliamento della costruzione fu voluto da Luca Sanseverino agli inizi del 1400. E diedero vita ad un'enorme opera di ampliamento e ristrutturazione, non solo del castello, ma anche di altri edifici dell'abitato. Il castello è a base quadrangolare, con maschio centrale a base quadrata. È suddiviso in due livelli. Il primo comprende tutta la scarpatura, il secondo termina con i merli del maschio centrale. La scarpatura è l'inclinazione verso l'esterno della base stessa. Serviva non solo ad irrobustire le mura, ma anche ad annullare gli angoli morti sui quali era facile compiere delle rampicate. Le mura sono composte da grossi massi di pietra calcarea irregolare locale, presente in grandi quantità nelle campagne limitrofe. Legati tra loro attraverso l'utilizzo di un legante chiamato malta, ciottoli e delle pietre calcaree. Ulteriori fortificazioni sono state fatte in muratura, in quanto la pietra aumentava molto i costi di produzione. In alto troviamo i beccatelli, mensole sostenenti il camminatoio delle ronde, poste a contorno dell'intera struttura. Nella torre centrale ci sono invece quattro grandi finestre d'avvistamento. Purtroppo gran parte di questi lavori restarono incompiuti, sia per la prematura morte del principe, avvenuta a Napoli nel 1403, sia perché la situazione finanziaria della famiglia si aggravò col tempo, tant'è che nel 1619 dovettero vendere tutti i loro averi alla famiglia Spinelli, che l'acquistò per una somma di 98.000 ducati. I castelli venivano costruiti a scopo di difesa ed erano isolati dall'esterno grazie alla presenza di un ponte levatoio su fossato. Presentavano delle feritoie utilizzate dai balestrieri, delle caditoie da dove lanciare pietre e olio bollente su chi voleva fare irruzione, e gallerie sotterranee che avrebbero condotto gli abitanti del castello fuori le mura, in aperta campagna. Rispecchia le caratteristiche della cosiddetta difesa statica o passiva, in quanto a dare protezione al castello vi erano le mura di cinta poco distanti, fortificate, spesse e inaccessibili dove la collina diventa più insidiosa a causa di dirupi naturali. Nel 1620 il principe Vespasiano Spinelli diede il via ai lavori che portarono alla costruzione del teatro e del palazzo Spinelli adiacente al castello, dove la famiglia
e vi si trasferì a partire dal 1689, fino a quando, a causa degli eccessivi carichi fiscali, la dovettero abbandonare. Nel 1890 i loro lussuosi averi, tra cui il castello, furono venduti con asta pubblica al signor Pasquale Noia, che li acquistò per 3.110 lire. Purtroppo oggi il castello appare in uno stato di avanzato degrado, sia per l'incuranza degli eredi, sia per lo scarso interesse dimostrato verso di esso da parte delle varie amministrazioni.